Nelle province di Caserta e Catanzaro, i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia nei confronti di cinque indagati ritenuti responsabili a vario titolo di estorsione in concorso, trasferimento e intestazione fittizia di beni e valori in concorso aggravati dal metodo mafioso. L'indagine ha consentito di accertare come il titolare ed illegale rappresentante di una società del settore della gestione dei rifiuti della provincia di Caserta, già condannati per associazione mafiosa, avevano fittiziamente ceduto una parte ad una seconda società intestata a prestanome al solo fine di evitare la sottoposizione a misura patrimoniale. Eseguiti anche 8 decreti di perquisizione, un altro arresto invece per quanto riguarda le truffe estive. Pubblicava su siti internet dedicati annunci di abitazioni in affitto a Ischia, ma anche a Rimini, Riccione e Gallipoli, ma le case vacanze erano inesistenti oppure non disponibili. I carabinieri di Ischia hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato ritenuto responsabile di truffa aggravata continuata. I clienti versavano la caparra su di un conto corrente dal quale accedeva l'indagato sotto falso nome, raccogliendo circa 15.000 euro. Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha revocato l'incarico al direttore del carcere minorile di Airola, in provincia di Benevento. Al suo posto ad interim, il direttore dell'istituto di detenzione minorile di Nisida, Gianluca Guida. La scelta è avvenuta per il caso scoppiato all'interno delle celle, con i carcerati che, muniti di cellulari, scattavano selfie, comunicando con l'esterno, utilizzavano i social network e avevano attivato anche una pagina Facebook dove pubblicavano il materiale scattato. L'istituto di Airola, circa un anno fa, fu anche teatro di una rivolta carceraria, i cui maggiori responsabili furono i detenuti maggiorenni, alcuni dei quali attivi nelle faide di Camorra, che hanno investito Napoli e provincia. L'evento scatenò una serie di riflessioni circa le norme che consentono ai detenuti, compiuta la maggiore età, di continuare a scontare la pena all'interno degli istituti minorili prima di aver compiuto 25 anni. Non solo gli incendi degli ultimi giorni, ma anche la chiusura di una delle arterie principali della zona Flegrea a provocare disagi alla cittadinanza. I commercianti di zona hanno dato vita ad una protesta in via Campana, strada di collegamento tra Pozzuoli IV e Napoli, a causa dei lavori che da circa un anno mantengono bloccato l'asse stradario. Lavori non contestati dai manifestanti, che però chiedono una risoluzione veloce. Questo evento dei fuochi che ha reso ha bloccato la viabilità della Montagna Spaccata, noi già da quarto, da circa un anno, abbiamo un problema di viabilità dovuti a dei fondi europei per una fogna, che ci sta, attenzione, ci sta perché la fogna si deve fare, però c'è bisogno di essere più celeri quando c'è un problema di viabilità, perché nei lavori i comuni non pagano nei tempi le imprese si fermano, bisogna essere un attimo più celeri. Per quanto riguarda la Montagna Spaccata, noi lo sappiamo che c'è il problema, dobbiamo solo capire qual è il problema, qualcuno ce lo deve rappresentare, vogliamo sapere i tempi. Dopo un mese di lavori e ristrutturazioni dovute all'apertura di alcune voragini, riapre in pompa magna il parco Gaetano Enrico,
fontanelle chiuse, giostre rotte e pericolose, campo di basket e calcio senza reti, canestri e barriere di protezione, illuminazione pubblica divelta con fili elettrici scoperti, diezioni canine, spazzatura nella fontana che dovrebbe contenere pesciolini russi, voragini ricoperte di cemento. Una presa in giro per gli abitanti del quartiere, accorsi questa mattina all'ingresso in via delle Galassie. Delusi anche i bambini, che si aspettavano campi attrezzati, giostre nuove di zecca e aree gioco degne di questo nome. Paradossale, i cumuli di spazzatura presenti all'interno del laghetto, che non sono né di competenza della SIA né della Napoli Servizi. L'assessore al verde della città e qualità della vita, Maria D'Ambrosio, si difende. Abbiamo riaperto il parco ben sapendo che non era ancora al massimo della manutenzione, però ci continueremo a lavorare, sono stati stanziati anche dei soldi per continuare in effetti a risolvere le problematiche che ci sono, come praticamente quelli dei campi sportivi. Assessore, c'è la possibilità o è ancora prematuro poter dare un tempo perché questo? No, tempi non ne do, per una questione di correttezza verso il cittadino. L'ira dei cittadini però la dice lunga sull'operato dell'amministrazione comunale. Non c'è luce, no, assolutamente il parco è buio e non può essere usufruito nell'orario serale che è l'orario più adeguato per vivere un parco. Specialmente alla fine, all'altro ingresso, c'è di tutto. Proprio di tutto, fazzolettini sporchi perché c'è carenza di cestini che sono stati divelti dai ragazzi perché purtroppo qui c'è un po' di violenza e la guardiania secondo me non è poca e non funziona. Vengo qua che abito in questa zona sporca e trovo questo parco più sporco di quando hanno detto dovevano fare i lavori di strutturazione eccetera. Più abbandonato di prima, era meglio prima che adesso. Io sono venuta stamattina nella convinzione di poter far stare mia figlia qualche ora, ma adesso vado via perché le giostrine sono come le avevamo lasciate, ci sono delle parti proprio dove sono impraticabili perché i bambini possono farsi male e poi cioè appena si arriva in questa zona le zanzare ti mangiano perché c'è molta sporcizia. Noi ci aspettavamo dopo un mese di chiusura qualcosa di positivo e invece non hanno fatto perfettamente niente. Un finanziamento di circa 1 miliardo e 250 milioni di euro per i nuovi imprenditori al di sotto dei 35 anni, 40 milioni per le politiche attive sul lavoro e 200 milioni per le zone economiche speciali. Sono solo alcuni dei provvedimenti contenuti nella legge Resto al Sud, recentemente approvata dalla Camera dei Deputati. La legge interesserà i cittadini di Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Numerosi vantaggi previsti per le attività agricole, recentemente trovatesi in crisi a causa dell'emergenza siccità, 50 milioni di euro per gli imprenditori agricoli under 40, assegnazione sperimentale per persone tra i 18 e i 40 anni di età di terreni, aree edificate o altri immobili abbandonati, sia di proprietà dei comuni che privati, e la banca dei terreni abbandonati. Un provvedimento che dà ai comuni l'autorità di identificare i terreni e le aree edificate di privati abbandonati da almeno 10 anni per poter così essere virtuosamente riutilizzati mediante bando pubblico per 9 anni rinnovabili. Coldiretti Campania, nella persona del presidente Gennarino Masiello, ha lodato la legge anche per le agevolazioni previste fino al 30 settembre 2018 per le attività colpite dalla siccità e i 200.000 euro stanziati per le attività di ricerca per la prevenzione dei danni causati da virus, batteri e insetti. Forza Italia tira le somme dell'ultimo anno dell'amministrazione De Magistris, molte le cose in agenda promesse dal primo cittadino e mai attuate come il reddito di cittadinanza, paradossale la situazione del welfare che in città è ai minimi storici, significativo anche l'ultimo voto sull'assestamento di bilancio che ha sconfessato quanto detto meno di un mese fa in aula quando fu approvato il bilancio del comune.
Mara Carfagna, consigliera comunale assieme ai vertici regionali e provinciali di Forza Italia, attacca duramente Luigi De Magistris. Il comune ha ereditato molte criticità, molte problematicità, ma non è stato in grado di affrontarle, non è stato in grado di risolverle e in alcuni casi addirittura aggravato la pesante eredità che ha ricevuto. Penso per esempio al disavanzo, che il comune ha ereditato sicuramente era un disavanzo importante di circa 800 milioni di euro, poi è emerso un nuovo disavanzo, 1,4 miliardi, ma abbiamo scoperto ad aprile che il comune non solo non è stato in grado di ripianare le quote di disavanzo pregresso, ma addirittura ha prodotto un nuovo disavanzo e quindi oggi c'è un disavanzo di quasi 2 miliardi che incombe sulle casse del comune, c'è un'esposizione debitoria enorme, significativa di circa 2,8 miliardi, 1,4 miliardi circa per anticipazioni di liquidità e 1,4 miliardi per mutui e debiti pregressi. Ci sono le partecipate che rappresentano un buco nero nel bilancio del Comune di Lapoli con perdite, buchi, spesa fuori controllo per soprattutto il costo del personale e poi c'è il Comune che non riesce a fare la sua parte. Entra anche la tutela del diritto alla salute tra le nuove funzioni attribuite al difensore civico della Regione Campania. Il programma delle attività del servizio legale, messo a disposizione gratuitamente dei cittadini campani, è stato al centro di un dibattito a cui ha preso parte il difensore civico fresco di nomina, Francesco Eriberto d'Ippolito. Saranno a breve nuove attribuzioni e nuove funzioni che io trovo peraltro di elevatissima importanza per i cittadini della Regione Campania. Tra queste quella che il difensore civico diventerà garante per il diritto alla salute. Questo significa che qualunque cittadino della Regione che abbia riscontrato un problema su un ritardo all'interno della sanità, su un disservizio, su un malfunzionamento, sulla carenza di approvvigionamento di medicinali salvavita o quant'altro possa caratterizzare naturalmente un problema, un disservizio amministrativo all'interno della sanità, può ricorrere al difensore civico. Innovare l'organismo del difensore civico, reintrodotto dopo 6 mesi di assenza, era l'obiettivo principale, secondo il presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosetta D'Amelio. Quella del difensore civico è una figura che da tempo c'è nel Consiglio regionale della Campania. E però a livello nazionale si sta molto lavorando perché possono assumere deleghe rilevanti nel rapporto cittadini, regione, governo nazionale e anche istituzioni locali. Intervenuto all'incontro anche il questore alle finanze Antonio Marciano. La Regione Campania mette se stessa sotto una grande lente di ingrandimento nei confronti della comunità regionale, dei nostri cittadini, soprattutto della parte più debole, immagino appunto chi ha problemi di disabilità, prova a aggiungere voce alla loro voce e a diventare interlocutore per intervenire laddove la pubblica amministrazione dovesse rilevare proprie inefficienze, proprie insufficienze,